continuamente questo legame, anche per un bisogno nostro di sentire che quello che facciamo ha un senso e lascerà un'eredità, lascerà qualcosa agli altri. Se poi, se papà, mi viene voglia di intervenire perché è veramente interessante, allora ora mi rilasso. No, devo dire che io all'inizio ero un po' prevenuto perché non sono affascinato dalla letteratura giovanile. Quando ho cominciato a leggere queste storie di zombie, questi zombie che avevano delle peculiarità così ben descritte da Claudio, perché oltretutto, oltre ai significati che ora Claudio ha buttato lì in ordine, è una sorta di Shanghai, cercheremo di togliere tutti senza fare cadere nulla, senza fare muovere nulla da quelle che sono le meravigliose idee di Claudio. Lui ha anche un linguaggio molto fortissimo. È un romanzo che si legge molto bene, è un romanzo che può appesantire immediatamente una persona come me, della mia età, della mia generazione, che magari pensava, sbagliando, di avere archiviato la vicenda degli zombie a un qualcosa di adolescenziale, insomma, che faceva anche più ridere che paura. Io ogni tanto non mi nascondo che avevo sempre molta simpatia per gli zombie come personaggi comici, poi mi hanno detto che invece devono fare paura, io ci sono rimasto male, quindi in quel caso ecco. Vado con questa memoria degli zombie, però quando ho superato questa impasse degli zombie e ho capito che, perché Claudio ha detto benissimo che il senso è veramente poi unitario e forte, il romanzo è veramente qualcosa di incredibile, sia per la forma che Claudio utilizza, che è una forma innanzitutto molto leggera e tratta argomenti pesantissimi, ed è molto leggera, molto gradevole. Lui ha un linguaggio che è volutamente in certi momenti spinto, diventa quasi kitsch in certi momenti, lui dice vaffanculo così, cioè, giusto per liberarsi di una preda che lo stava perseguitando.